Lavazza è un'azienda leader nella produzione di caffè, ha un fatturato di circa 1.700 milioni di euro grazie anche a un'importante acquisizione che è avvenuta l'anno scorso di un importante marchio francese che è Cartoir. Possiede 5 stabilimenti produttivi in giro per il mondo, di cui 3 in Italia, 2 all'estero. L'aspetto importante, un aspetto decisamente importante per Lavazza è l'innovazione, sia in ambito marketing, ed è una questione storica, con la pubblicità di Caballero e Carmencita, il famoso carosello, sia in ambito industriale, dove appunto ha proposto modelli industriali nell'ambito della produzione di caffè. La complessità che si trova a gestire l'azienda è decisamente significativa, dovuta in primis dalle dimensioni che ha. Stiamo parlando di un'azienda di circa 4.000 dipendenti, 5 stabilimenti produttivi, migliaia di referenze prodotte quotidianamente, prodotti che vengono distribuiti in più di 80 paesi. Questa complessità, che diventa difficile gestirla in maniera con i vecchi modelli, è necessario gestirla in maniera sempre più innovativa, in modo che le informazioni arrivino in tempo reale. Lavazza, in collaborazione con Bar Group, ha creato un sistema di integrazione denominato Internet of Factory, il quale ha lo scopo di prelevare in tempo reale le informazioni provenienti dal nostro shop floor, dai nostri sistemi di produzione, in maniera automatica e in tempo reale. Prelevare l'informazione, raccoglierla, organizzarla, strutturarla per renderla immediatamente disponibile a livello decisionale. Per la realizzazione di questo framework di integrazione ci si è basati sulle più recenti tecnologie informatiche, ivi inclusa le recenti tecnologie di Cisco. L'adozione da parte di Lavazza della piattaforma Internet Factory di Bar Group ha permesso a Lavazza di semplificare un approccio che ha sempre ricercato. La piattaforma ci permette di andare a recuperare le informazioni in maniera chirurgica direttamente dalla intelligenza che è sempre di più distribuita sui nostri impianti. Questa integrazione così spinta ci ha permesso di ottimizzare i processi fondamentali della produzione, quali la riduzione dei tempi morti tra un cambio prodotto e un altro e un miglior utilizzo della materia prima grazie a processi di tracciatura automatica realizzati per mezzo di tecnologie quali l'RFID. In sintesi, innovazione e semplicità ci hanno permesso di cogliere nuove opportunità.